Ciao a tutti ragazzi, sono Yaxid e oggi vi presento un video tutorial su come finalmente mettere sta cavolo di patch 1.4 a Black Ops. Allora, premessa, visto che caricando su Mediafire veniva cancellato ogni volta, perché si cancella automaticamente, ho fatto un piccolo lavoro che dovrebbe praticamente impedire che si cancelli. Allora, dopo che vi siete scaricati il file che vi metterò in descrizione, anche di questo video, anche di quell'altro, lo apriamo, è un file zip qualunque, e troviamo una cartella che si chiama Crack Black Ops, e dentro ci sono dei file scrivi. Prima cosa che io farei sarebbe, adesso scusate che ho un po' di pezzi qua giù, faccio un attimo di pulizia il desktop, perché qua ci sono ancora tutti gli avanzi dell'altra cosa. Ok, mettiamo tutto qua dentro. Nulla. Sì, questo lo sto ancora caricando, scusate. Questa qua è quella che ho aperto io, che sto ancora caricando, anzi, che ho caricato in questo momento. Vi ho fatto vedere in live che sta venendo caricata. Perfetto, questo chiudiamo. Ora mi metti anche questo, grazie. Allora, dicevo, estraiamo sul desktop questa cartella. Una volta che abbiamo estratto la cartella, apriamo e ci troviamo tre file. Uno è un file readme e ci sono le istruzioni, ma io sto facendo un tutorial perciò non ve le leggo. Uno è un file .bat e uno è un file punto niente, è un file, non ha formato. Poi boh, com'è possibile? È possibile perché con una serie di procedure gli abbiamo tolto il formato. È per questo che penso che non riesca Mediafire a capire cos'è. Allora, per installarlo dovete avviare il file start, quindi vi dice premiamo un tasto per creare il file .zip, cioè per trasformare il .zip premiamo un tasto, processing, e voilà, è diventato .zip. A questo punto lo apriamo, sempre premendo un tasto, e qui arriva la seconda difesa che abbiamo contro Mediafire, che sono i livelli successivi. Vedete? Level 3, level 4, level 5 e finalmente la cartella. A questo punto abbiamo la cartella e i nostri tre bellissimi file che buttiamo sempre sul desktop. Chiudiamo tutto questo che tanto non serve più. Chiudi, chiudi. E anche questo possiamo chiudere. E andiamo dove abbiamo Black Ops, in questo caso ce l'ho in download, Evolution Ops. E vedete che basterà prendere questo, questo e questo e finalmente sostituirli agli altri file. E così lo avviate e funzionerà. Vi fate il login qua con le informazioni, dovete esservi ovviamente registrati sul sito e lo avviate, anche c'è anche il multiplayer eccetera. Allora, questo è quanto, spero di esservi stato utile in questo video e spero che non cancello di nuovo il video, ma non c'è il file, ma non credo proprio perché è abbastanza ben difeso come avete visto. E allora, un saluto a tutti a Yaxit, vi chiedo ancora scusa per i problemi che abbiamo avuto, ma con questo video li abbiamo risolti definitivamente. Ciao a tutti ragazzi!